Starfield offre così tante opportunità che è dura decidere da dove iniziare. Quindi ecco a voi dei suggerimenti per partire con il piede giusto. Tra i vari tratti disponibili per il vostro personaggio, scegliete cose da figli. Dover sborsare il 2% dei vostri crediti ogni settimana può sembrare una scocciatura, ma è un tratto così potente che ne vale davvero la pena. Non solo i vostri genitori se ne usciranno di continuo con divertentissimi dialoghi, ma vi daranno anche ricompense esclusive, come la pistola di Sir Livingstone e, più in là, perfino una nave. A conti fatti, sarete più che rimborsati per i pochi spiccioli che dovrete mandargli. Come nella vita, anche in Starfield a volte abbiamo bisogno di una spinta. L'abilità addestramento Boost Pack è quindi una delle prime in cui investire. Senza non potrete usare i Boost Pack e fidatevi, sono indispensabili. Fanno davvero la differenza in combattimento, permettendovi di bombardare i nemici dall'alto. Inoltre, vi aiutano anche a evitare potenziali danni da caduta e mine. E poi, diciamocelo, svolazzare qua e là è uno spasso. A dirla tutta, potrete spostarvi in modo furtivo anche senza di essa, ottenendo lo stesso buff ai danni inflitti alle vittime ignare. Tuttavia non vedrete l'indicatore che mostra se i nemici si sono accorti di voi e passare inosservati sarà molto più difficile. Visto che vi imbatterete in situazioni in cui è meglio non dare subito nell'occhio, vi consigliamo di dare la precedenza anche a questa abilità. Dopo un paio d'ore raggiungerete Constellation a Nuova Atlantide sul pianeta Jameson. Esplorate la città. È piena di missioni perfette per accumulare crediti fin da subito. Visitate al più presto la sede di Sistemi Colonizzati News Network e parlate con la ricercatrice capo. Potrete raccontarle la vostra prima missione, omettendo o inventando tutti i dettagli che volete, in cambio di crediti. Questo sbloccherà una serie di missioni che vi permetterà di visitare di nuovo la SCNN per raccontare le vostre ultime avventure. A Nuova Atlantide troverete anche il quartier generale delle United Colonies, dove potrete arruolarvi e sfruttare il simulatore di volo. Il simulatore non vi farà ottenere punti esperienza, ma è un modo efficace e sicuro per allenarsi. Vale anche la pena fare un salto alla Galbank per intraprendere delle classiche missioni da esattore, ma attenzione, non saranno tutte facili per chi è agli inizi. Recatevi il prima possibile a Cydonia su Marte. Una volta attraversati i tili di plastica, dirigetevi a destra per trovare la bacheca delle missioni. Sono ottime per guadagnare crediti all'inizio, ma evitate quelle di combattimento che per ora sono probabilmente troppo difficili. Scegliete piuttosto queste qui, che vi chiedono di accompagnare coloni o minatori su altri pianeti o sistemi. Sono incarichi a bassissimo rischio e aggiungeranno alla mappa stellare nuove opzioni di trasporto che in seguito vi saranno utili per usare il viaggio rapido. Poco dopo la visita a Constellation potrete migliorare lo scudo della Frontier e renderlo più duraturo. Questo vi tornerà molto utile nei primi combattimenti spaziali. Quando lo scudo viene messo fuori uso, la nave comincia a perdere moduli, quindi è importante che lo scudo sia sempre al massimo della potenza e dell'energia. Un modo per potenziare lo scudo senza spendere crediti o sbloccare certe abilità è avere Vasco a bordo. La sua abilità Sistema degli Scudi di grado 2 migliora lo scudo della nave del 40%. Se volete arricchirvi alla svelta per potenziare subito la nave, potete condurre rilevazioni ecologiche, ma c'è un tipo di pianeta particolarmente rapido da scansionare. Di solito è necessario atterrare per scansionare risorse, flora e fauna, ma iniziando da pianeti su cui atterrare è impossibile, farete molto prima. È per questo che conviene dare la precedenza ai giganti gassosi. Ce n'è uno nel sistema di Alpha Centauri e due nel sistema solare che sono molto vicini. Entrate in orbita, aprite la mappa del pianeta, premete LB e voilà! Rilevazione completata in un attimo. Conviene sempre fare scorta di cibo per avere oggetti curativi sotto mano. Ma forse non sapete che anche il vino è sorprendentemente utile. Non vi guarirà, anzi peggiorerà l'assorbimento dell'ossigeno, ma migliorerà la persuasione del 9% per 5 minuti. Abbinato a certi capi di vestiario che conferiscono un bonus del 5% circa, vi semplificherà di molto le prove di persuasione, anche se non avete investito punti in quell'abilità. Quando raccogliete oggetti, date la priorità a Digipick, Medikit e munizioni. Le armi sono utili, ma molto più ingombranti. A meno che non siano particolarmente potenti, sono spesso uno spreco di spazio. Le risorse non vi serviranno per un bel po', e solo se intendete costruire qualcosa, quindi non preoccupatevi di raccogliere tutte le pepite della galassia, non farebbero che esservi d'intralcio. Che consigli avete per i nuovi esploratori? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e seguiteci per scoprire le nostre prossime guide di Starfield. Ci si vede tra le stelle!